Ciao a tutti ragazzi, ciao. Oggi vi presentiamo a turno le bici che abbiamo usato in questo viaggio nelle Marche, a partire dalla Basso Palta che ha usato Tommy. E tra l'altro vi ricordiamo, per chi non lo sapesse, di andare a vedere i nostri video del viaggio che abbiamo appena concluso, che trovate qui nelle schede. E partiamo dalla Palta, che è una bici con telaio full carbon, trasmissione GRX 42 davanti e cassetta UDC 42 dietro. È una bici con un'impostazione delle geometrie, come potete vedere, molto 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 aggressive, abbastanza corsaiole, che per un fisico o una persona magari non abituata ad andare per tanto tempo lunghe distanze con il fisico molto abbassato e con una certa aggressività potrebbe risultare faticosa, però allo stesso tempo è molto molto performante nel momento in cui si va a pedalare. Il montaggio, come dicevo, è Shimano GRX, anche freno a disco idraulico, tutta la componentistica, dal manubrio, reggisella, sono di Microtech, che tendenzialmente copre tutta la parte di componentistica di basso. Sella Physique Argo, abbastanza comoda devo dire, soprattutto il foro per scaricare un pochino di pressione. Molto belli, che ho apprezzato molto, sono i cerchi Hunt in carbonio, sono dei cerchi gravel dedicati 4 stagioni. Questa bici in questo momento monta delle ruote che sono delle 38 mm con un battistrada centrale un po' più liscio, leggermente tassellato sulle spalle, e probabilmente per un utilizzo diciamo a 360 gradi è una delle soluzioni migliori. Può montare fino a circa 48 di diametro. Clearance. Direi che è quasi tutto. Sì, va detto che questo telaio è omologato UCI per le gare di ciclocross, e questo perché la bici resta molto corta e quindi la posizione di guida, come si vede anche dalla forcella, si è molto sopra la bicicletta, quindi è una bici molto reattiva, non facilissima da guidare, e tra l'altro nel montaggio in cui ci è arrivata anche il manubrio Microtech, che però come vedete è un manubrio da corsa, non è un manubrio gravel che non si allarga. Quindi secondo me è una bici incredibile, perché comunque basso marchio italiano, ha dei dettagli questa bicicletta, sì, di estetica, che sono veramente belli, ad esempio il telaio fresato in modo che la serie sterzo sia praticamente all'interno. Questa cosa ovviamente, abbassando lo sterzo di qualche millimetro, rende la bici più rigida. Non è proprio una bici per tutti. No, anche se ha comunque il movimento centrale leggermente rialzato e quindi appunto l'impostazione è da fuoristrada, rimane comunque una bici aggressiva e rigida, con tutti i benefici del caso ovviamente, però anche le pecche che poi si possono riscontrare in qualcuno che si avvicina al mondo gravel e al mondo del bikepacking. Montata così, in questo allestimento, con tutti i pezzi che vedete, di listino costa sui 4.500 euro. Ovviamente poi la componentistica lì va a giocare un ruolo abbastanza fondamentale. E un'altra cosa che non abbiamo detto è il reggisella integrato, che Basso mette ormai su quasi tutta la gamma, che è molto bello, anche se probabilmente però per il carico delle borse e lo stress di questi giorni tende magari a fine giornata ad abbassarsi leggermente, quindi va regolato di qualche millimetro la mattina quando si riparte, però è un dettaglio molto molto bello, soprattutto per la linea